Oggi è il tempo dell'attesa della resurrezione di Cristo per chi crede. Ieri è stato il giorno della passione, tante le processioni partecipate in ogni angolo d'Abruzzo, dalle città più grandi ai centri più piccoli. Nello speciale di ieri vi abbiamo proposto, come tradizione vuole, alcune tra le processioni più seguite e attese. A Chieti tutta la città è tornata in strada senza limitazioni anti-Covid. Le note dello struggente miserere di Saverio Selecchi a scandire momenti della passione di Cristo. Oltre 100 violini, altrettanti cantori e i simboli della passione portati a spalla, come la statua dell'Addolorata e quella del Cristo morto. Su tutto il lavoro dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, nei secoli gelosa custode di un evento di grande spessore anche dal punto di vista culturale. Il direttore di Rete 8 Carmine Perantuono con lo storico Aurelio Bigi ha commentato quella che è una, se non la processione più antica d'Italia. La processione del Cristo morto a Chieti, come ogni anno, è riuscita a oltrepassare i confini e ha attirato visitatori da ogni parte dell'Abruzzo e non solo. Un rito e un simbolo della città che ha radunato migliaia di persone nel silenzio rotto solo dal miserere di Selecchi. Tanta gente anche alla processione del Venerdì Santo all'Aquila, con la scorta d'onore della statua del Cristo morto affidata alla Polizia di Stato. La processione organizzata dai Cavalieri del Venerdì Santo con la comunità dei Frati di San Bernardino e i Frati Minori, simboli per lo più realizzati dall'artista Remo Brindisi, sono stati portati come al solito dalle tante confraternite che animano questo rito, caro agli aquilani che ieri, nonostante il tempo incerto, erano numerosi, come descritto dalla collega Daniela Rosone. Il percorso ha evitato il corso stretto e lato di Piazza Duomo per i cantieri, per poi rientrare nella Basilica di San Bernardino. A Pescara la tradizionale processione con i simboli che dal Sacro Cuore arrivano alla Cattedrale di San Cetteo è stata sostituita con la Via Crucis, che si è snodata nelle 14 stazioni dal Santuario della Divina Misericordia lungo Corso Umberto fino a Piazza Salotto, con le statue della Madonna, del Cristo morto e una croce luminosa, lo struscio e il canto del miserere, un rito che affascina e commuove. I confratelli trinitari in abito rosso e pettorina bianca rinnovano l'antichissima tradizione di Sulmone. Una grande folla si è raccolta ieri sera intorno alla tradizionale processione del Venerdì Santo, uscita all'imbrunire dalla chiesa della Santissima Trinità, come descritto da Fabio Maiorano. Scalzo e con la pesante croce in spalla, il Cireneo, figura simbolo della processione degli incappucciati, uno dei momenti più suggestivi della Settimana Santa a Lanciano, come ci dice Gioia Salvatore. L'appuntamento con il rito religioso dell'Arciconfraternita Morti Orazione San Filippo Neri. Oltre 150 confratelli sono usciti incappucciati dalla chiesa di Santa Chiara per percorrere le vie della città. A Teramo Federico Di Luigi ci parla di un altro rito, la desolata all'alba del Venerdì Santo, un rito semplice e commovente che rappresenta il cammino disperato della Madonna alla ricerca del figlio condannato a morte. In ognuna delle chiese che visita, la Madonna entra per cercare suo figlio Gesù. Quando la processione arriva all'ultima chiesa, la statua della Madonna entra e questa volta trova finalmente suo figlio Gesù morente, certamente il momento più struggente di tutta la processione.